È un mercoledì da leoni per il Siracusa che si regala dopo 8 turni la vetta solitaria della classifica grazie al 2-0 regolato alla Cireale. Uomo copertina ancora una volta Mimmo Maggio, autore dei due gol che decidono la sfida del De Simone. Perde il comando la Scafatese, caduta Vibo Valencia per 3-1. Al vantaggio di Alagna risponde per i canarini Potenza. A decidere la sfida è allora Pietro Terranova, autore della doppietta che di fatto fa crollare l'imbattibilità dei canarini. Vittoria piuttosto larga e mai in discussione per la Regina che si impone al Gaeta di Enna per 4-0, 2 per tempo. Nei primi 45 di gioco Curiale e Renelus, nella ripresa Ciam e Barranco dal dischetto. Quattro squadre raccolte in due punti dalla Siracusa alla Regina, passando per Scafatese e Vibonese, appaiata al secondo posto. Poi c'è il Locri che non va però oltre lo 0-0 sul campo del Pompei. Basta una prodezza di Guida al Paternò per imporsi sulla nuova Igea Virtus, successo che riabilita i rossazzurri nuovamente a ridosso della zona playoff. Un gol per parte tra Sambiase e Castrum Favara, Agrigentini in vantaggio con la magia di La Piana. Pareggio giallo-rosso ad opera di Ferraro. Parità anche tra Akragas e Ragusa, i Blay due volte avanti con Boniglia e Musumeci, biancazzurri che portano a casa un punto con Levè e Meola, ma rimangono ultimi in classifica. Vince e sorride Licata sul Città di Sant'Agata, le reti dei Senatori, Giannone e Saito, spingono i gialloblu dal fondo della classifica. Gol e spettacolo invece nel derby tra Nissa e San Cataldese, già tre reti dopo i primi 30 di gioco con Montaperto ad aprire le danze Verdi Amaranto, Nissa che mette la freccia con Diaz e Bollino prima della rete del 2-2 di Etchegoyen che manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa ancora il Tato Diaz illude la Nissa, vicinissima alla seconda vittoria in campionato, e il gol di Catania a chiudere un pirotecnico derby sul 3-3. Termina qui la nostra goal collection, la più ricca da inizio campionato. Appuntamento a lunedì prossimo per un nuovo focus sul girone di Serie D.